Ciao ragazzi, questa ve la devo raccontare. Oggi sono incazzatissimo con la Fanatec. Vi spiego e vi racconto il perché. Allora, avevo un Hub Universal Hub e ho preso da poco, come già sapete, il DD1 PS4. Ora io furbamente dico, vabbè, vendo l'Hub Universal e prendo il nuovo, il Podium Hub. Visto che c'ho il podium, così questo qui è sicuramente migliore, cioè è tutto in ferro, un unico blocco, tutte queste cosine qui. È carino, c'è anche il volante R300 tutto completo con le sue palette magnetiche e facciamo questo upgrade. Tanto loro dicono è compatibile con PS4, allora perché tenermi quello vecchio anche se aveva solo un mese e mezzo di vita? E allora io vendo l'hub vecchio e sto per ordinare il nuovo. Quando a un certo punto mi faccio una domanda e penso più che altro. Sì, ok, bene, tutto carino, il volante è carino, c'è pure i tastini, però io se voglio giocare sulla PS4, dov'è il tastino, il tastone quello grande PS con i tasti direzionali, la rotellina? Come faccio a farlo riconoscere dalla PS4? Penso che ci sarà una soluzione. Contattiamo via chat la Fanatec e chiediamo a loro. Contatto la Fanatec e l'omino del supporto tecnico mi dice: no, veramente il Podium Hub è pensato più per il PC. Ho detto: ah, bene, è pensato più per il PC. Allora perché scrivete che è compatibile con la PS4? Sì, è compatibile con la PS4, ci puoi giocare sulla PS4. Ah, perfetto, quindi io ci posso giocare. E come faccio ad attivare la base quando parto con la PS4? Eh no, non si può fare, devi mettere prima il volante, un altro volante o il Formula 1, quello che è uscito nella confezione, attivarlo e poi metti l'altro e puoi giocare con l'altro. Ah, benissimo, vabbè, si tratta solo di questa perdita di tempo iniziale, però poi alla fine si può giocare. Però scusami, e come faccio poi nei menu del gioco a cambiare impostazioni oppure a spostarmi se non c'è il tasto direzionale? Ah, questo no, non lo puoi mettere, il tasto direzionale non si può mettere. Ah, quindi come sarebbe? Dov'è la compatibilità con la PS4? Solo che lo vede, se riesco ad entrare nel gioco, dopo che l'ho avviato, ho fatto tutto, devo cambiare il volante. È l'unico modo, perché altrimenti io non riesco a giocare, quindi non è compatibile con PS4. No, 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 è compatibile, però non c'è il tasto direzionale e non si può neanche aggiungere, perché non è previsto. Gli unici due agganci che ci sono quelli per i tre tastini, due coppie di tre tastini sopra e le due palette del cambio, nient'altro. Quindi spiegatemi dov'è questa compatibilità con PS4. Io ora mi ritrovo con l'hub venduto, un hub nuovissimo, e mi ritrovo col podium hub che non posso più comprare perché sono stato un coglione di aver preso il DD1 a 1600 euro il PS4. Bene, grande Fanatec, veramente dei geni. Complimenti. Complimenti, questo è meglio che lo sappiate, quindi pensateci, se volete usare il Podium Hub sulla PS4, ricordatevi che non lo potete fare. Quindi dovete per forza prendervi l'Hub Universal, quello vecchio. Ciao.